Gerardino, ti ringrazio per l'invito che hai accettato molto volentieri. Vorrei iniziare questo viaggio nel mondo della pietra da una riflessione di Fernand Pouillon per almeno due motivi. Il primo perché conosco la tua personale ammirazione per Fernand Pouillon, l'hai anche intervistato, incontrato personalmente. E secondo perché Pouillon è un uomo di pietra e della pietra. Forte come una pietra per aver superato tante vicissitudini personali e aver lasciato a noi un'eredità immensa di costruzioni litiche e letterarie su cui continuare a riflettere. Per cui la novità ha dell'interesse soltanto quando rappresenta un miglioramento. Se mediocre, la novità è un'assurdità. Questa frase, secondo me, riassume totalmente il senso più profondo del suo pensiero, per il fatto che da un lato consente il suo pensiero di costante ricerca sul senso più profondo dei termini miglioramento, novità e interesse, e dall'altro sulla critica costante ad un modo di fare architettura, secondo cui il concetto di novità ad ogni costo, rappresenta l'unico scopo dell'architettura. Sono celebri anche attraverso la lettura della tua famosa intervista a Pouillon le sue parole sulla mancanza di conoscenza storica per gli architetti e il rifiuto per il cemento armato. Ho scelto di associare al pensiero di Pouillon una cartolina del mercato di Diyar el Makhouli di Algeri, costituita da una immagine di una sequenza di volte catenarie in mattoni. Ricordiamo che Pouillon realizza molto raramente spazi voltati, però ho scelto questa immagine per iniziare questo mio breve viaggio nel mondo della pietra e degli spazi voltati, letti, interpretati e progettati, riflettendo sul senso profondo del tripode pouilloniano, se vogliamo chiamarlo così, miglioramento, novità e interesse. Io di solito apro il mio viaggio con un'immagine tratta dal capitolo 21 del romanzo di Umberto Eco, Baudolino, il capitolo dedicato Baudolino e le dolcezze di Bisanzio. E questa è la mappa segreta che Baudolino ricerca. E in questa mappa è una rappresentazione bizantina del mondo tabernacolo, ovvero l'interpretazione del mondo, secondo ovviamente una trascrizione più antica, biblica, in cui il mondo è concepito come un tabernacolo, quindi l'intero universo sotto forma di struttura quasi architettonica, con una base e uno spazio voltato. E l'interesse di questa prima immagine deriva proprio dal fatto che la parte voltata del tabernacolo, che in latino viene chiamata firmamento, in greco viene chiamata stereoma, lo spazio rigido, solido, la volta celeste degli dèi, costituita ovviamente da una geometria cassettonata per interpretare il luogo delle stelle fisse. Quindi capiamo subito che c'è un riferimento tra interpretazione del mondo, volta celeste e volta terrena. La volta terrena, se vogliamo, è una maniera per rappresentare come dire, l'illimitata dimensione dell'universo attraverso la finitezza della costruzione architettonica. E il termine stereoma, quindi luogo solido dello spazio voltato, fa derivare il concetto di stereotomia, ossia la disciplina, l'antica disciplina per il taglio del solido, cioè il taglio dello spazio solido, attraverso un'antica arte messa a punto in numerosi secoli di attività costruttiva. Quindi lo spazio stellato, la reinterpretazione dello spazio stellato del cielo, da cui deriva la stereotomia, è stata per me un asse principale delle ricerche che si sono basate principalmente sul rapporto tra architettura e costruzione. C'è chi teorizza la comprensione dell'architettura attraverso il disegno, ma c'è chi teorizza la comprensione e la speculazione sull'architettonica attraverso la costruzione. Quindi per imparare l'architettura c'è bisogno di costruire l'architettura. Questa è la mia prima opera personale, la mia casa, in cui all'interno ho voluto
come dire, magnificare lo spazio centrale attraverso la costruzione di una grande stella. Quindi lo stereoma, lo spazio voltato, la volta celeste, attraverso la reinterpretazione della tecnica tradizionale pugliese per la realizzazione degli spazi voltati, ancora in atto e presente in Puglia. Quindi con l'utilizzo delle tecniche tradizionali pugliesi, materiali tipici e tecniche messe a punto con una grande sapienza, sempre nell'interpretazione del grande concetto di cupola celeste. Ovviamente questa mia preparazione, questa mia conoscenza non può che essere dovuta al professor Claudio D'Amato Guerrieri, che è stato il mio mentore, il mio professore, fondatore della Facoltà di Architettura di Bari nel 90, che mi ha condotto la scuola verso la consapevolezza dei valori della tradizione, i valori del rapporto tra teoria, architettura e costruzione. Quindi l'insegnamento della pratica costruttiva come dimostratore dell'architettura teorica deriva assolutamente da professor D'Amato, premio dell'architettura Presidenza della Repubblica 2014. Con il professor D'Amato abbiamo interpretato il tema dell'architettura in pietra in momenti importanti. D'Amato ha diretto Città di Pietra nel 2006 presso la Biennale di Architettura di Venezia e con mia somma gioia D'Amato mi invitò a costruire e a progettare con lui lo spazio, l'arco d'ingresso, la struttura voltata d'ingresso al padiglione Città di Pietra da lui diretto. E abbiamo pensato di realizzare esattamente la metafora del mondo tabernacolo con la costruzione di una volta a botte, il nostro stereoma suddiviso in geometrie precise, geometrie stereotomiche, stereometriche, nella interpretazione di un portale d'ingresso alla Biennale. Ovviamente per poter far questo è stato necessario studiare i trattati di stereotomia dal 500 francese fino agli inizi del 900 e reinterpretare anche alcuni berretti francesi molto interessanti che mettono insieme arte della costruzione litica con l'arte del taglio delle pietre. Quindi la stereotomia non è altro che un aspetto fondamentale della costruzione, il più alto, come dire, la disciplina più alta per ciò che riguarda l'arte del costruire in pietra da taglio. Attraverso l'interpretazione dei trattati di stereotomia è stato possibile anche compiere quel passaggio sull'innovazione. Abbiamo reinterpretato attraverso le geometrie topologiche la spazialità cilindrica, trasformandola e invariandola anche in spazi sferici. Quindi abbiamo costruito con l'arte della stereotomia, strutture voltate, cupolate in contesti mediterranei anche di grande valore. In questo caso abbiamo la cupola del bagno turco del primo ministro del Qatar a Doha. Lo spazio stellato, lo stereoma, il cielo stellato a rappresentazione della infinita grandezza del mondo. E accanto all'idea della volta e del portale d'ingresso, il simbolo per eccellenza voluto da D'Amato è stato un obelisco, a segnare le tappe di un percorso all'interno degli spazi della Biennale. La costruzione di un obelisco monolitico a Venezia sarebbe stato alquanto difficile. Abbiamo interpretato la suddivisione, quindi l'atomia, il taglio dell'obelisco monolitico in più porzioni, affidando a queste porzioni anche un altro valore di, se vogliamo, di novità, attraverso la reinterpretazione dei giunti osteomorfi per collegare blocchi inerti e massivi dell'obelisco. Abbiamo condotto la pietra in una nuova dinamica, la dinamica del movimento. E con questo concetto abbiamo portato avanti nel tempo nuove sperimentazioni litiche, in cui il blocco litico può e deve muoversi per dissipare l'energia sismica. Quindi all'interno della disciplina litica è possibile intravedere dei grandi spazi di novità e miglioramento. E per dar prova della bontà del metodo, sono stato invitato a progettare uno spazio uffici per una società francese nella regione dello Champagne a Troyes,
un luogo ove l'architettura litica è conosciuta ma non praticata, una zona del nord Europa, elastico linea, in cui la grande capacità dell'azienda di lavorare nei grandi cantieri di restauro ha preteso di costruire il proprio edificio utilizzando strutture litiche. Quindi ho ripreso il concetto basilare dell'arco, l'arco che può essere associato all'elemento ligneo piegato, quindi topologicamente deformato, e la novità dell'arco è quella di poter essere montata, l'arco di Troyes, con blocchi osteomorfi che danno la possibilità del movimento dei conci, quindi paradossalmente l'arco è stabile se riesce a dissipare l'energia sismica, e la struttura di copertura, rifacendosi alle antiche costruzioni in archi diaframmi, è costituita da un'intelaiatura lignea. Quindi l'architettura in pietra e legno è l'architettura alla base della riflessione nata all'interno della scuola barese, grazie al contributo del professor D'Amato. E per magnificare l'opera abbiamo costruito un portale d'ingresso ancora, che rappresenta l'ingresso all'interno dello spazio degli uffici, il luogo del lavoro, con la realizzazione del primo portale sotto forma di hipar, di paraboloide iperbolico, in pietra. Quindi una forma presa a prestito dalle ricerche moderniste, notoriamente costruite con gusci in calcestruzzo armato, costruite per la prima volta in pietra post-tesa precompressa. Quindi l'idea di poter associare la pietra a una condizione morfologica solo e esclusivamente legata al passato è stata, come dire, rimossa per dar luogo a un nuovo futuro litico fatto di forme complesse ma controllate attraverso le più complesse, come dire, articolate tecnologie a disposizione della contemporaneità, quindi software per il controllo sia statico che dinamico delle strutture e realizzazione attraverso macchine a controllo numerico e robot antropomorfi. E sull'idea della volta costituita da geometrie sotto forma di paraboloidi iperbolici abbiamo spinto anche la costruzione di nuovi spazi stereotomici, sempre nella reinterpretazione del grande cassettonato della volta celeste, utilizzando dei conci sotto forma di paraboloidi iperbolici combinati al fine di costruire uno spazio stellato diafano. Quindi in questo caso abbiamo spinto la sperimentazione alla realizzazione di una volta a botte diafana completamente aerea, grazie all'utilizzo di blocchi tagliati al filo diamantato robotico e senza sfridi e senza sprechi di materiale, con l'ottimizzazione totale dell'utilizzo della materia prima. Queste sono alcune immagini dello spazio voltato che, grazie in virtù della composizione geometrica, un nuovo costruttivismo modulare alla Erwin Auer, è possibile ricondurre in forme anche sinusoidali, sotto forma di muri sinusoidali, con l'utilizzo di solo ed esclusive due geometrie basilari. In questo caso lo stesso concetto è stato condotto all'interno di una sperimentazione in pietra ricomposta, non più pietra naturale, utilizzando le polveri di scarto della lavorazione lapidea e esposta a Verona durante una Marmomac, la fiera del marmo più importante al mondo, aperta alla città e al turismo. E voglio concludere la mia presentazione, il mio breve viaggio nel mondo della pietra, che ha un'origine negli antichi trattati e si spinge verso la tecnologia del futuro, con il passaggio e l'utilizzo della pietra anche nel mondo del design e dell'arredo. In questo caso abbiamo, sempre con una innovazione tecnologica, abbiamo combinato due materiali che possono sembrare totalmente differenti tra di loro, incompatibili, in realtà sono molto affini: la fibra del carbonio al perlato siciliano, e laddove
la fibra di carbonio riprende gli sforzi di trazione e le tensioni di trazione, la pietra risponde in maniera ottimizzata e sottile alle tensioni di compressione. Abbiamo realizzato questa panca chiamata Möbius Bench, quindi in onore e in omaggio al matematico Möbius, in cui senza soluzione di continuità il robot è in grado di tagliare e estrarre la pietra in fogli sottili, fibro rinforzati con la fibra di carbonio. Queste ricerche sono state presentate nel 2018 in una grande mostra condotta a New York durante il mio anno sabbatico come visiting professor presso la New York Institute of Technology, e l'America ha conosciuto, come dire, la grande tradizione stereotomica europea, francese in maniera particolare, all'interno di uno spazio par excellence gestito dall'antica scuola dei Compagnon di Rouvoir, grande istituzione francese per i mestieri. E con il New York Institute of Technology abbiamo svolto e abbiamo organizzato una mostra in cui anche gli studenti erano parte attiva di questo mondo nella conoscenza della pietra. Grazie.